Sentiamo spesso parlare di evoluzione in vari ambiti, tecnologia, linguistica, ginnastica, eccetera, eccetera. Ma il concetto di evoluzione biologica è ancora molto confuso, nonostante Lamarck ne abbia parlato per la prima volta ad inizio 800 e Darwin abbia pubblicato la sua teoria nel 1859. Ma quindi, che cos'è l'evoluzione? Per farla breve, l'evoluzione è il processo di cambiamento che ogni specie affronta nel corso del tempo, dalla sua comparsa alla sua estinzione. Essendoci parecchia confusione in giro su questo concetto, non è raro sentire errori al riguardo. Solo per farvi qualche esempio, ecco quattro credenze diffuse sull'evoluzione che in realtà sono false. Errore numero 1. L'evoluzione è un processo verso il miglioramento e la maggiore complessità. Nonostante nella lingua corrente la parola evoluzione abbia un connotato di progresso e maggiore complessità, in biologia questo non è vero, anche se parlando anche con biologi è facile sentire frasi come l'uomo è l'animale più evoluto o un muschio è meno evoluto di un abete. Oh amico, a chi hai dato del meno evoluto? Se ci pensate, questi giudizi sono molto arbitrari. Perché un uomo dovrebbe essere più evoluto di un pesce? Se vediamo la cosa dal punto di vista dell'evoluzione nel senso comune, non mi risulta che esistano uomini capaci di respirare sott'acqua o veloci nel nuoto come pescivela. Dal punto di vista biologico, poi, tutto ciò di attualmente vivente è il risultato di un processo evolutivo durato migliaia di anni. Quindi, su che base possiamo dire che una specie è più o meno evoluta di un'altra? Guardando poi altre specie viventi, è facile vedere come l'evoluzione non tenda sempre a una maggiore complessità. Esiste un gruppo, i nematodi, a cui appartengono molti parassiti. Alcune di queste forme hanno perso completamente l'apparato digerente e assorbono i nutrienti attraverso la pelle. Decisamente un cambiamento che non tende alla maggiore complessità. Errore numero 2. Siamo prodotti di design. C'è questa credenza diffusa secondo la quale i viventi, e in particolare l'uomo, sarebbero macchine perfette. Basta un'unica parola per mandare in frantumi questo mantra che ci viene ripetuto spesso. Patologie. Vediamo le malattie come un errore, una deviazione non calcolata rispetto al perfetto progetto del nostro organismo, ma in realtà altro non sono che la conseguenza di una macchina tutt'altro che perfetta e progettata come tale. Abbiamo una posizione bipede, ma un sacco di problemi ai piedi e alla schiena, come lordosi, cifosi e scoliosi. Molte delle diete umane sono basate sui carboidrati, ma possiamo soffrire di diabete. Questi sono solo alcuni esempi, ma esiste una teoria totalmente dedicata alla cosiddetta evoluzione per tinkering, che spiega che in realtà essa produce organismi che non sono perfetti, bensì assemblati sul momento coi mezzi di fortuna a propria disposizione. Errore numero 3. Discendiamo dai nostri cugini. Questo è probabilmente l'errore più diffuso sull'evoluzione. Si sente spessissimo dire cose tipo l'uomo discende dalla scimmia, oppure, per riprendere il nostro amico muschio, il muschio è una pianta primitiva e le altre derivano da essa. Oh amico, a chi hai dato del primitivo? Questi tipi di frasi sottintendono un legame di discendenza tra gli organismi di cui stiamo parlando, ma questo non è vero. Se gli organismi che stiamo confrontando sono entrambi attualmente viventi, possiamo al più dire che hanno un antenato comune o che l'antenato comune somigliasse di più ad uno rispetto che all'altro, ma non di certo che uno è l'antenato dell'altro. Probabilmente l'antenato comune tra i muschi e le altre piante somigliava di più ai primi, ma questo è ben diverso dal dire che le piante discendono dai muschi attualmente viventi. La regola d'oro è quindi, se entrambe le specie di cui stiamo parlando sono attualmente viventi e non estinte, allora al massimo saranno sorelle. Errore numero 4. In evoluzione vince il più forte. Tra l'altro questa frase è spesso usata come pseudo minaccia motivatrice, perché ricordate ragazzi, non bisogna avere il cuore tenero che il mondo là fuori è una giungla e sopravvive il più forte. Scusatemi, ma pensateci un attimo. Nel periodo in cui i grandi dinosauri si estinsero, i primi mammiferi erano notturni e parevano dei ratti. Con che coraggio mi venite a dire che vince il più forte? Questo errore deriva dalla malinterpretazione del concetto introdotto da Darwin nell'Origine delle specie, dove afferma che a sopravvivere è il più adatto e non il più forte. Tra l'altro, per più adatto non si intende quello che sa meglio affrontare la situazione e adattarsi, ma quello che,
per puro caso, si ritrova ad avere caratteristiche che in quel momento risultano più adatte, ma che magari in futuro non lo saranno più. Alla luce delle nuove scoperte sui meccanismi dell'evoluzione e sullo studio dei fossili, ciò che mi viene da dire è che non sopravvive solo il più adatto, ma anche il più fortunato. Questi sono solo alcuni degli errori più comuni. L'evoluzione non è ancora stata ben digerita dalla società in generale, nonostante siano passati quasi 2 secoli dalla pubblicazione della prima teoria sull'evoluzione ritenuta valida, cioè quella di Darwin. A mio parere, il problema è in parte dovuto a resistenze di tipo culturali, molto spesso il nostro modo di ragionare è profondamente influenzato dal nostro antropocentrismo, mentre sarebbe meglio rimanere il più neutrali possibili quando si parla di evoluzione. In parte al fatto che, dopo decenni di chiusura, solo ultimamente il mondo della scienza sta cominciando ad aprirsi alla società attraverso la divulgazione scientifica. Ciao, io sono una biologa e mi piacerebbe condividere la passione per la biologia con gli altri. Se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace, condividilo e commenta qua sotto. Se hai qualche domanda o un argomento di cui vorresti che io parlassi, scrivimelo qua nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima!